Salvatore Venanzio, slalom di Serra Stretta, ha lottato come un leone per cercare di agguantare un campionato italiano che era diventato molto lontano all'inizio stagione. Un tempone fatto alla prima manche e ripetuto all'ultimo, però non è bastato ad agguantare questo campionato italiano vinto da Emanuele Fabbri. Raccontaci un po' questa tua gara d'attacco. Sì, vabbè, ciao a tutti. Inizio campionato è cominciato un po' male per via di un birillo, poi fatto della nebbia a Rocca Novara che non era mai capitato, vabbè, piano piano ci siamo messi sulla strada per rimontare, poi a metà campionato abbiamo avuto un incidente e problemi alla macchina che abbiamo dovuto mettere a posto. Adesso la macchina è tornata performante le ultime 2-3 gare, però non è bastato per vincere il campionato, ci dobbiamo accontentare del secondo posto. E va bene, comunque ti rimane uno splendido tempo nella gara di Serra Stretta. Siamo contenti oggi perché abbiamo fatto il tempo record di questo tracciato, la macchina va fortissima e ci vediamo per l'anno prossimo. Bene, vuoi ringraziare qualcuno? Ringrazio a tutti i miei amici e i ragazzi che vengono sempre con me, gli sponsor e tutti i ragazzi che mi seguono. Grazie. A voi. Partiamo con la classifica assoluta slalom. Quinto classificato che comprendeva il titolo, Illage Emanuele. Quarto classificato Puglisi Michele. Terzo classificato Emanuele Fabbri. Secondo classificato Miccio Gianluca. Bravo. Primo classificato Venanzio Salvatore. Bravo. Poi classe 1600 E2 SC, terzo classificato Schillace Emanuele, secondo classificato Puglisi Michele, primo classificato Venanzio Salvatore. Vince il gruppo E2 SC Venanzio Salvatore. Ritira qualcuno per Venanzio. Ah, certo.